Eder, Mech, Pallister. A seguito del rinvenimento del corpo della Resinovic Liliana, venivano richieste tutte le immagini disponibili e salvate dall'impianto di videosorveglianza installato sugli autobus della Trieste Trasporti che coprono il percorso della linea 12. Si precisa che tale linea effettua il tragitto compreso tra l'area dell'ex OPP con capolinea in via Edoardo Weiss nei pressi del luogo del rinvenimento del cadavere della Resinovic e la zona denominata Borgo San Pelagio, capolinea in via del Capofonte. L'autobus inoltre ha un ulteriore capolinea sito in piazzale Gioberti, a metà dei due capolinea citati in precedenza. Dalle immagini visionate, relative ai giorni 31 dicembre 2021 e 01, 02, 03, 04, 05, si poteva appurare la presenza dell'auto di Sterpin nella zona di interesse il giorno 3 gennaio 2022. Il giorno 3 gennaio 2022 alle ore 11:40 minuti e 12 secondi l'auto viene ripresa mentre imbocca la via San Cilino, proveniente da viale Raffaello Sanzio. Non si vede chi è alla guida. Il giorno 3 gennaio 2022 alle ore 12:05 minuti e 31 secondi l'auto viene ripresa in sosta nei pressi del capolinea di via Capofonte. Il giorno 3 gennaio 2022 alle ore 12:37 minuti e 50 secondi l'auto viene ripresa in fermata, nei pressi di alcuni bidoni della spazzatura, in via Capofonte. Non si vede chi è alla guida. Sono state poi nuovamente visionate tutte le telecamere di sorveglianza acquisite in occasione della scomparsa della donna. Tra tutte, con riferimento alla eventuale presenza della scomparsa, si sono rivelate utili solamente quelle poste sul muro perimetrale della scuola allievi agenti della Polizia di Stato Vincenzo Raiola, nonché quelle installate sull'autobus della linea 6 della Trieste Trasporti, vettura 1927. Le stesse hanno permesso di effettuare alcuni fermo immagine di una donna che per le caratteristiche fisiche e gli indumenti indossati appare compatibile con Resinovic Liliana. Questa si nota scendere lungo la via Damiano Chiesa con una borsetta a tracolla di colore nero, portata da destra verso sinistra, e tre sacchetti della spazzatura di colore chiaro. Uno nella mano destra e due nella mano sinistra,
che getterà negli appositi raccoglitori siti in strada di Guardiella, ora effettiva 8:48 minuti e 17 secondi. Subito dopo la si nota imboccare la via San Cilino in direzione piazzale Gioberti, ora effettiva 8:48 minuti e 27 secondi. Alle ore 8:50 la donna attraversa la citata piazza mentre sta per giungere davanti alla chiesa cattolica parrocchiale San Giovanni Decollato di piazzale Gioberti numero 7. In direzione via San Cilino per scomparire dalla visione delle telecamere. La donna viene inquadrata dalle predette telecamere, alle ore 08:48, e imbocca la via San Cilino in direzione piazzale Gioberti. Ciò è compatibile con quanto dichiarato da Iva nelle SIT del 22 dicembre 2021 e 5 gennaio 2022, dove la stessa riferiva di aver visto, senza ombra di dubbio, transitare, il 14 dicembre 2021 nella fascia oraria compresa tra le 08:15 e le 09:00, davanti al suo negozio di frutta e verdura Resinovic Liliana in direzione piazzale Gioberti senza notare che la stessa portasse o meno oggetti con sé. Anche tale ultima affermazione appare compatibile con il fatto che la Resinovic, dalla visione del fermo immagine in argomento, alla borsa a tracolla sul lato sinistro del corpo, quindi non visibile dalla IVA in quanto il suo negozio si trova alla destra della Resinovic mentre la stessa percorre via San Cilino direzione piazzale Gioberti. Marina, titolare della pescheria denominata L'Ancora di via Forlanini, ha riferito di conoscere Visintin Sebastiano in quanto era solito passare nel predetto esercizio commerciale al fine di prestare la sua opera come arrotino, specificando di non ricordare se l'uomo fosse passato o meno lo scorso 14 dicembre. Abbiamo partecipato il 17 gennaio ai funerali della Resinovic avvenuti presso il cimitero di Sant'Anna, dove erano presenti una cinquantina di persone, tra cui il marito Visintin Sebastiano ed il fratello Resinovic Sergio, senza notare nulla di rilevante ai fini delle indagini. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.